un ricordo di Paolo, quale può essere? Capisco che è un momento... Beh, la sua grande vitalità, la sua voglia di compagnia, di scherzare, la capacità di coinvolgere tanto e di trattarti sempre come un braccio armato, ecco. Quanto vi mancherà? Tanto. A parecchie vacanze che abbiamo fatto insieme, molto divertenti, nel quale lui veramente dimostrava di avere un senso della compagnia unico, era un abile cuoco, un abile intrattenitore, insomma era un grande personaggio. Quanto mai vi mancherà Paolo? È una perdita incalcolabile, perché Paolo ci ha seguito fin dall'inizio e lui è l'artefice organizzativo e produttivo della nostra fortuna, quindi è un vuoto incolmabile. Quando l'avete conosciuto, gli esordi, raccontaci un po' di lui. Beh, l'abbiamo raccontato diverse volte, abbiamo fatto molta fatica a lavorare con lui, perché lui nel 91-92 non ci voleva, non ci conosceva, per cui noi lo tampinavamo ogni giorno con telefonate, eccetera, finché un giorno, esasperato dalle nostre telefonate, ha detto: va bene, allora mi avete rotto le scatole, no? Ha affittato un teatrino in Romagna e ha detto: venite, fatemi vedere le vostre quattro cagate, no? E abbiamo fatto questa cosa qua, c'era lui e la sua famiglia e siamo riusciti a superare questo provino difficilissimo, perché salire su un palco, avere quattro persone davanti, era difficilissimo. Da lì si è letteralmente innamorato di noi e ci ha accompagnato fino a qua. Lui, poi ci dicono, è uno molto preciso, molto puntiglioso. Molto preciso, molto puntiglioso, il suo lavoro lo ha fatto benissimo, no? E come ricordavo prima, ci ha difesi, ci ha permesso nelle condizioni di poter lavorare al meglio, di tirar fuori le nostre idee. Quindi grazie Paolo. Beh, ci mancherà tantissimo. Noi ormai sono 23 anni che lavoravamo con lui. E con il trio abbiamo fatto la loro scoperta cinematografica, è dovuta a Paolo, insieme a due persone che mi piace ricordare che non ci sono più e ritroveranno Paolo sicuramente, che sono Mario Spedaletti e Carlo Bernasconi, il presidente di Medusa e il responsabile delle produzioni, che con loro credettero per primi da Tre uomini e una gamba in poi. Lascia un vuoto sicuramente incolmabile, un amico e un grande compagno di lavoro. Un ricordo particolare di Paolo, suo privato, qual è? Beh, ce ne sono tantissimi ovviamente, ma il tratto che mi piace più ricordare, perché al di là del suo lato combattivo, guerresco, a volte anche ruvido e burbero, aveva un cuore grandissimo, e un vero amico, e lo ha dimostrato tante volte, una persona leale, quindi mi piace ricordarlo così. Ecco, tu hai incominciato con lui, è stato lui che ti ha instradato a questo mestiere? Sì, ho iniziato con lui all'età di 17 anni e, diciamo così, ho iniziato con Sanremo, ho fatto 2 anni con lui Sanremo e è stata un'esperienza unica, quindi proprio mi ha avviato a fare questo mestiere, ecco. Qual è un particolare ricordo che ha di Paolo? Il ricordo che ho di Paolo è che ci metteva tutto se stesso nei progetti. Ricordo molto bene che il primo progetto che abbiamo fatto insieme si è messo proprio di fianco a me in montaggio e abbiamo lavorato per giorni interi fianco a fianco, ecco. Quindi era uno che dava tutto se stesso nel fare le cose, non delegava e lasciava perdere, anzi proprio si metteva sul campo insieme a tutte le figure.